Ehi là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video. Siamo tornati con un altro vlog, questa volta molto più vicino rispetto all'altro per il semplice fatto che ci sono tante cose da dire. Come al solito, quando registro un vlog non è che perché ho una cadenza settimanale o mensile in cui devo farlo, lo faccio solo quando ho diverse cose da dire. Se ho una sola cosa da dire non ve la dico se non è urgente, se è urgente mi tocca dirvela, se non è urgente non sto a fare un video solo per una cosa, ecco. Per cui faccio questo vlog appunto perché ci sono diverse cose importanti che dovete sapere e che accadranno nel canale. Cosa numero uno, Zelda. Molti di voi si saranno chiesti ieri e l'altro ieri teoricamente, adesso non so bene quando farò uscire questo video, perché è mancata la parte di Zelda, ecco. Non ho fatto Zelda perché, come ho spiegato, non so se l'ho spiegato bene, però l'ho spiegato nelle parti di Zelda, nelle ultime parti, ho intenzione di andare a sconfiggere tutti i Lynel e tutti i boss, mini boss che ci sono in giro per Hyrule. Per cui, come vedrete nel video di stasera, teoricamente stasera tornerà Zelda. Altrimenti, se non lo vedete stasera, domani sera mi è servito del tempo per appunto registrare queste cose dei boss. Adesso, quello di stasera o domani sera, il prossimo video di Zelda che vedete riguarda i Lynel, mentre il prossimo ancora riguarderà i mini boss in giro per la mappa. Per cui, dato che appunto mi serve del tempo per farlo, perché sono veramente tanti boss, non sono riuscito a registrare tutto nello stesso giorno. Mi servivano più sessioni di registrazione. Ed è per questo motivo che mancava le parti di Zelda, ma l'avevo già detto che sarebbero saltate le parti di Zelda. Dopo questi due episodi speciali, diciamo speciali, torneremo con il gioco, con la trama. Infatti, cercherò di finire il gioco andando a battere Ganondorf. Per cui, se mi chiedete dov'è Zelda, dove è finito Zelda, a parte che Zelda sta ancora nel castello. Sì, sono troppo simpatico, lo so. Punto numero due riguarda un lavoro per cui sono stato chiamato. Vi avevo detto che probabilmente sarei stato chiamato per sto lavoro ad agosto, e infatti è stato così. Per cui, dal 4 agosto al 20 agosto sarò occupato con questo nuovo lavoro, che è poi lo stesso dell'altra volta praticamente. Dal 4 al 20 sono 2 settimane e sono impegnative. Per cui cioè, proprio mi dispiace dirlo così, no? Però so già che molto probabilmente farò molta fatica a registrare video in quei giorni. Lo so già, ve lo dico proprio col pianto. Perché ci sono un sacco di cose che vorrei fare ancora, ma purtroppo non c'è il tempo. Ovviamente non sto dicendo che non proverò a registrare, proverò a registrare, ma sarà molto faticoso. Anche perché poi abbiamo tutta la guida con Mr. Bob da registrare, quindi quello devo farlo. Detto questo, passiamo al punto numero 3, che anche questo è molto importante, molto. Perché dal 5 settembre al 27 settembre sarò in vacanza. Sarò in vacanza fuori dall'Europa addirittura, parto per un viaggio. Non vi sto a dire dove, ovviamente verrete con me, vi porto dietro con me perché è l'unica cosa che posso portare, perché non posso portarmi il computer fisso e non ho più un portatile. Quindi l'unica cosa che posso fare è portare la videocamera, registrare, fare foto, robe così, ma non potrò modificare video, non potrò fare niente con i video. L'unico modo che ho di interagire col canale è tramite il telefono. E potrò solo rispondere a dei commenti che ci saranno eventualmente. Per cui anche per quel periodo la vedo molto ma molto dura, perché dovrei prepararmi i video prima, o almeno qualche video prima. Detto questo, mi collego al fatto che appunto la serie di Zelda sta per svolgere al termine, e ho intenzione di portare un'altra serie delle 6. Adesso in realtà stavo pensando se fare un'altra serie di Zelda o una serie a caso, con sempre lo stesso format però di Zelda Breath of the Wild, ovvero pochi tagli, molto concentrato sulla trama, però devo trovare un gioco adatto per poterlo fare. Se avete dei suggerimenti, ovviamente vi invito a lasciarli nei commenti. Scrivete un gioco che abbia una trama sostanziosa e un gameplay di gioco non troppo noioso, come per esempio avrei potuto farlo con Xenoblade Chronicles, ma le battaglie di Xenoblade Chronicles erano abbastanza monotone e noiose. Con questo mi collego all'ultimo punto, ovvero la sezione riguardante le live. Vi avevo detto che avrei portato delle live su Zelda, su Minecraft o su altri giochi a caso, ma non potrà essere così, per il semplice fatto che ho controllato il mio sistema di registrazione, il mio dispositivo di registrazione non mi permette di fare le live. Per cui live su console non si possono fare.
attualmente l'unico gioco che posso fare in live è Minecraft, penso. Cioè, penso, sì, o comunque giochi sul computer. Mi dispiace perciò, ho cercato varie soluzioni sul come fare, ma mi serve proprio un altro dispositivo, sempre dell'Avermedia, Game Capture, non lo so, Live, qualcosa, e non posso prenderlo in questo momento. Perfetto, dopo avervi dato tante brutte notizie di fila, passiamo un po' alle domande che vi avevo detto di lasciare tramite l'hashtag, hashtag domanda, hashtag non lo so, quello che volevate scrivere, in modo tale che io, andando a scrivere hashtag nella ricerca di commenti, teoricamente mi dovrebbe apparire nessun commento da visualizzare. Cosa vuol dire? Proviamo a scrivere hashtag domanda. Ok, hashtag domanda me le trovo, già capito. Praticamente non si può fare. Non si può fare hashtag domanda. O perlomeno si può fare hashtag domanda, ma dobbiamo creare un hashtag universale. Un hashtag che vari da hashtag a hashtag. Cioè, come per dire, avevo letto hashtag domanda, oppure hashtag c'è posta per Eric, robe così. Purtroppo non si può fare una cosa varia, che vari così. Per cui hashtag domanda in realtà mi sembra troppo banale come hashtag. Dobbiamo creare un hashtag significativo. Quindi vi dico, scrivete nei commenti un hashtag che pensiate possa essere significativo per il canale. Se verrà votato, ovviamente, se vi piace un hashtag di un altro che l'ha scritto, votatelo, in modo tale che il più votato diventerà l'hashtag ufficiale del canale. Ci tocca fare una cosa così, perché se no non mi trova le domande. Ok, partiamo con le domande. Diego De Gamer, hashtag domanda: ai 1500 fai uno speciale? Sì, ho intenzione di fare uno speciale, non per forza per i 1500, ma per quello che sarà, per il numero di iscritti che avrò. Il problema è che non so quando uscirà, devo ancora finire di montarlo, ma lo farò uscire. Emanuele Rivellini, hashtag domanda: credi in Dio? Sì, o perlomeno sì e no, cioè credo in Dio ma non in tutto. Cioè penso di essere anche molto realista per quanto riguarda, per esempio, non lo so, la creazione della terra, del mondo, o anche per altre cose. Comunque credo nella sua esistenza e robe così, ma credo anche in altre cose, non a tutto ciò che sta scritto nella Bibbia, diciamo. Fausto Giglioli, hashtag l'anuf domanda. Ecco, vedete, già è diverso, e questo non me l'avrebbe trovato con hashtag domanda. Porterei The Escapist 2? In realtà sapete che mi ricordo uno di voi, adesso non mi ricordo se è uno di voi o è uno che già non mi segue più, però mi ricordo c'era una domanda sul fatto porterò Escapist. In realtà non so che gioco sia The Escapist, però dato che me l'avevate chiesto tempo fa e me lo richiedete adesso con il 2, penso che potrei darci un'occhiata. Magari un gioco carino ve lo posso portare. Michele De Luca, hashtag domanda ioleggiante: puoi portare anche Zelda Twilight Princess o altri simili? PS, quando lascio il like non me lo segna, quindi la quota raggiunta di like aggiungine 1. Ah, va bene. Io so che c'è tipo un bug nel telefono che non li lascio. Almeno quando gli altri chiedono i like, so che chiedono sempre di cliccare più volte, di fare attenzione col telefono. Sì, Zelda Twilight Princess è una delle serie che ho pensato di portare come serie delle 6, dopo Zelda Breath of the Wild. Non subito dopo Zelda Breath of the Wild, ma in realtà non so ancora quale gioco portare. Stavo pensando più che altro a uno Zelda sempre, ma ce ne sono tanti che potrei fare. Appunto, vi invito a lasciare un gioco, il nome di un gioco che volete vedere come serie delle 6. Wither Skeleton Boy, hashtag domanda: farei Super Smash Bros. Nella Wii o Wii U? Magari multiplayer se possibile, tipo con Mr. Bob. Sì, porterò Super Smash Bros. Wii U, però, perché Wii, a parte che il sistema online è partito, non mi sa che non funziona più. E poi Smash Bros. Wii U ha più personaggi, ha più scenari, è un po' più, diciamo che è un po' più completo. La Nulfan, hashtag domanda: sarebbe un'idea fare il multigiocatore di ARMS con Mr. Bob? Ah, ok, una domanda strana, vabbè. Sì, quando comprerò ARMS farò ovviamente multiplayer, sia in locale che in online, magari contro di voi o contro altra gente. Quando lo comprerò, però, perché adesso diciamo che non è il periodo. Arianna Pecoraro, hashtag c'è posta per l'ANULF: farai Mario Odyssey post-scriptum? Perché detto così fa più figo. Se è il mio video preferito, ti sarò fedele nonostante le serie. Ok, grazie. Sì, farò Mario Odyssey quando uscirà, cioè nel giorno, appunto, scrive Splatphilip95, hashtag domanda l'ANULF: farei Super Mario Odyssey che esca il 27 ottobre, cioè il giorno dopo il mio compleanno? Sì, non sapevo della data d'uscita, tra l'altro, però sì, lo comprerò, tenterò di prenderlo anche qualche giorno prima, se mi arriva lo ordino su internet, e lo porterò subito sul canale. Per quanto riguarda tutte le domande di Splatoon 2, in realtà sapete che non sapevo neanche che fosse uscito il 21. Io mi ricordo che tipo il 22 dovevano fare un altro test Global Fire, quelle robe lì, e mentre mi andavo a informare,
scopro che il 21 usciva il gioco e il 22 era solo un'aggiunta che facevano, non lo so. E io ancora non l'ho comprato, devo comprarlo, lo so. Dario Eli, hashtag domanda, come ti chiami? Mi chiamo Eric, non so quante volte l'ho detto ormai, ma mi chiamo Eric. Però non vi dico cognome o robe così, perché sennò, dato che sono una persona famosa ormai, poi mi venite a cercare. LucarioFire88VPDark, hashtag domanda, se puoi fai Xenoblade Chronicles 3. 3 non è ancora uscito. Poi infatti, se è corretto, 2. Sì, ho intenzione di fare Xenoblade Chronicles 2, ma prima devo fare Xenoblade Chronicles X. Utente random, hashtag domanda, mi vuoi sposare? Ma certo, tu lo sai cosa provo per te. Giuseppe Di Tommaso, hashtag Lanul Pizzaiolo, a caso, a Instagram, se no fai una pagina, please, sei il mio youtuber preferito. Ho sempre odiato chi si faceva foto con Instagram, chi faceva Instagram con tutti quei filtri, foto, in realtà io odio i selfie, ok? Per cui mi ero sempre detto che non avrei mai fatto una pagina Instagram, ma alla fine l'ho fatta. Adesso non mi, in realtà, per dirvi quanto me ne frega di sta roba, non mi ricordo neanche come mi chiamo. Vi lascio probabilmente qua sopra scritto, non lo so, nella descrizione, non lo so, metto comunque il link, ma non ci sono foto. Cioè, se mi volete seguire fate pure, non mi interessa. L'ho fatto solo perché in caso un futuro, non lo so, divento scemo e dico voglio fare delle foto, le metto lì e almeno non mi rubano il nome, diciamo. Anche se uno me l'ha già rubato, tipo uno spagnolo che non c'entra niente, non sa neanche che esisto io probabilmente. E mammazza, secondo me la Let's Play con Mr. Bob sarà Donkey Kong Country Tropical Freeze. Bob, ci hanno scoperto. Piano B. Asce Portuguese. È solo la Wii? No. In realtà la mia collezione di console è molto nintendara, perché c'ho Wii, Wii U, Switch, GameCube, PlayStation 1, DS e basta. Ho una PlayStation 2 ma è rotta, quindi niente. Gabriele Pace, hashtag domanda, quali sono stati i tuoi personaggi preferiti di Xenoblade per quanto riguarda la storia? Me, Eric e Rain. Personaggi preferiti di Xenoblade, di sicuro Danban e anche Shulk probabilmente. Sì, sono i due personaggi che mi hanno colpito di più, o comunque di cui il character design mi è piaciuto veramente tanto. Alessio Patruno, hashtag domanda, la Nulf porterai di nuovo Pikmin 3? Un saluto, salutiamo. Sì, l'ho già detto non so quante volte, Pikmin 3 lo farò una volta finito Pikmin 2. Pikmin 2 è un gioco un po' molto più lungo di, non si dice un po' molto, Pikmin 1, quindi durerà per, penso, comunque spero che possa durare verso la cinquantina di parti. Solo dopo, finito quello, porterò Pikmin 3 e farei anche il 4 se maledizione facessero uscire un gioco per Switch al posto che sul DS. Mystery Gamer, hashtag domanda, farai tutti e due DLC di Breath of the Wild? Sì. Devo fare ancora il primo, devo comprarli in realtà, ma lo comprerò il primo. E in seguito, quando uscirà il secondo, farò anche il secondo. Sempre Mystery Gamer, lasciato domanda, qual è il tuo gioco preferito fra Breath of the Wild, ARMS e Smash Bros? A parte che ARMS non l'ho ancora provato, Breath of the Wild è di sicuro il gioco preferito in assoluto, non tra questi tre, ma in assoluto. Addirittura supera Xenoblade Chronicles, che era diventato il mio gioco preferito. E in terza posizione c'è Super Smash Bros. Quello per Wii però, perché c'era l'emissario del spazio. Me l'hanno tolto in quello della Wii U, mi hanno fatto andare lì a spaccare tutta la sede proprio. Ciccio Pizza Napoletana, c'è posta per Eric. Eric con la K, però stai attento perché t'ammazzo. Si scrive Eric con la C. Mi ero chiamato io Paga Eric come primo canale e mi volevo uccidere da solo quando ho avuto un po' di coscienza su ciò che avevo fatto. Ma hai mai pensato di chiudere il canale definitivamente? Se sì, per quale motivo? E poi fare mai una serie cop con noi fans? Fan? Mi piacerebbe, anche perché sei uno dei miei youtuber preferito. Ciao Bomber. Ciao Bomber, è molto, molto romagnolo Bomber. PS, finirei mai Super Meat Boy? Ah no, Super Beat Boy, vabbè. Super Meat Boy, sì, lo finirò. Spero di finirlo, più che altro. Spero di non morire prima. Hai mai pensato di chiudere il canale definitivamente? No. Chiudere il canale, non ho chiuso neanche i vecchi due sono ancora in giro, non li voglio chiudere, non ho intenzione di chiudere un canale, perché comunque un qualcosa che ho fatto spendendoci tempo e pensando di poter aiutare qualcun altro, per cui no, chiudere il canale no, smettere di fare video sì, ci sono stati vari periodi in cui ho pensato di smettere di fare video per questioni di tempo, cioè nel senso cosa mi costringe a fare video quando posso fare quest'altro? E sì, mi tocca dirlo, ma fare quest'altro quando ci guadagno di più.
perché arrivati a una certa età, diciamo che è meglio iniziare a pensare a qualcosa. Io adesso mi ritengo molto fortunato, soprattutto per quanto riguarda appunto la questione soldi, perché non ho dei genitori che, diciamo, mi buttano fuori casa se non vado a lavorare, per esempio. Ho un lavoro, tra virgolette, che mi permette di ripagare quello che faccio, nel senso che con i soldi che prendo lavorando li spendo in ciò che mi piace. Possono essere soldi spesi per il canale, per i giochi, per Switch, così, o possono essere soldi per viaggi, come appunto quel viaggio che farò adesso. Sono soldi che comunque non chiedo ai miei genitori, ma mi guadagno da solo. Per quanto riguarda la serie Coop con noi, cioè con voi, non credo che sia una cosa possibile. Cioè, non vedo il modo in cui si possa fare una serie in cui ci entrate voi. Cioè, non so che giochi esistono. Ho in mente una serie in cui voi praticamente ne siete protagonisti, sì, ma ancora mi serve tempo per organizzarla bene, ma una serie con voi non so se sarà possibile. Ovviamente non parlo, cioè sto escludendo eventuali gare di Mario Kart, tornei di Mario Kart, Splatoon 2, ARMS, robe online così, le sto escludendo, quelle le faremo, si può fare, ma una serie come potrebbe essere Zelda la vedo impossibile da fare insieme a voi. Mirko Paschirotto, hashtag domanda, l'Anulf, ma tu fumi? Sei un grande, continua così. Guarda, ti basta sapere, ti basta vedere come sto messo adesso. Penso si fumassi, perché sarei proprio messo malissimo. Ovviamente no, non fumo e spero che neanche nessuno di voi fumi, perché è una cosa inutile. Penso che ci siano certi vizi nel mondo che sono completamente inutili e si va avanti solo perché si è drogati, sì, diciamo drogati, ma è una dipendenza che hai. Wither Skeleton Boy, hashtag domanda, che ne diresti di fare una piscina? Ah no, riguarda, ok, è nella parte di Minecraft, ok, non c'entra niente, che comunque sì, la faremo riguardo alla serie di Minecraft. La serie di Minecraft avrà un'altra cosa, non scrivete hashtag domande nelle serie di Minecraft. Iron David, Lan, farai la prova della spada col Doc? Oi Doc, ciao, sì, sono io. Senti un po', mi hanno chiesto se abbiamo intenzione di fare la prova della spada, vieni a farla con me? No, purtroppo il Doc non c'è, però la farò da solo. Bene, questa è l'ultima domanda a cui avevo da rispondere. Se avete altre domande vi invito a lasciarle qua nei commenti e non, cioè non da me, non c'ho spazio. Per tutto il resto spero che sia stato chiaro con tutto, con la questione live, con la questione video, perché la questione video mi preoccupa un po' più che altro per il futuro agosto-settembre. E per quanto riguarda la serie di Zelda, lasciatemi i nomi dei giochi che vorreste vedere come serie delle 6 dopo che sarà finito Zelda Breath of the Wild. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo a un prossimo video. Vi da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.